Ciao a tutti ragazzi, per questo antipasto di pesce vi propongo un calamaro che andrà ad assumere una forma inusuale, ovvero una tagliatella. Parliamo di un prodotto pronto all'uso, dovete solamente scongelarlo. Andiamo semplicemente a condirlo con dell'olio extravergine pieno grillo, un pizzico di pepe selvatico del Madagascar e sale di Maldor. E andiamo a insaporirla con un po' di scorza di limone. Andiamo a spadellare il nostro spinacino che andrà ad accompagnare la tagliatella di calamaro. Andiamo ad aggiungere il nostro spinacino fresco, andiamo con un pizzico di sale Maldor e lo facciamo appassire leggermente. Una volta che il nostro spinacino è appassito, lo andiamo ad adagiare su un panno di carta, non ci resta che impiattare. Andiamo a creare dei nidi con il nostro spinacino, andiamo a arrotolare la nostra tagliatella di calamaro e a posizionarla nel nostro piatto. Andiamo a completare con della scorza di lime e un filo di olio extravergine pieno grillo a crudo. Ed ecco a voi la nostra tagliatella di calamaro e spinacino.